All'interno di questo caseggiato ormai in disuso, abbandonato da parecchi anni, c'è davvero di tutto. Oltre a decine e decine di preservativi sparsi in terra, c'è un odore indescrivibile. Rifiuti, escrementi, c'è davvero di tutto. Potete vedere anche laggiù in fondo. Adesso percorriamo nuovamente queste scale per capire soprattutto se ci abita della gente. Abbiamo indossato una mascherina ovviamente perché l'odore è indescrivibile. Qui ci abitano delle persone. Possiamo vedere, c'è anche un letto. Ecco qua. Buongiorno. This is the real picture of him, you see? Voi abitate qua? Voi abitate qui? Cosa abitate? Qui. Abitate? Sì, state qua, dormite qua voi. No, io non dormire qua, un altro person dormire qua. Oh, però okay. Io no. Io dormire un altro paese via insomma, qua però Caritas. Ho capito. Villa Square. Ho capito. Sì. Ma c'è freddo qua, eh? Freddo? Sì, c'è freddo, assolutamente, c'è freddo. Guardate. Ecco qua. Guardate laggiù in fondo. Adesso raggiungiamo anche quella zona. Soprattutto passando da questa scaletta. Ecco qua. Questa è l'altra faccia degli invisibili. L'altro sguardo della città. I letti, guardate, sono sistemati qua con delle brandine, sempre all'interno di questo edificio. C'è freddo qua, giusto? C'è freddo. Ma non avete freddo qua, freddo. Ma da chiedi non balla qua, cazzo da. Ragazzi, sono salvato. Nella zona periferica di Viale Elmas a Cagliari dimostriamo quello che sta accadendo. Guardate, ci sono dei cittadini di nazionalità straniera, probabilmente anche algerini, che stanno dormendo qua. All'aperto, come potete vedere, c'è davvero freddo, anche abbiamo forse 14 gradi, ma queste persone stanno abitando qua, dormono la notte qui tra alcune tende di fortuna, dei materassi, trapunte, e c'è davvero di tutto, spazzolini da denti, effetti personali, abiti, ecco altri scatoloni qua, potete vedere, ci sono altre brande. Così. Questa è la situazione. Sì, adesso abiti qua, però non c'è. Come ti chiami? Come ti chiami? Il mio nome è Kingsley. Kingsley. Sì. Da dove arrivi tu? Io praticamente io nigeriani. Ok. Sì, però ciao. Adesso sì, ciao. Però come situazione io dormire qua prima, però adesso no, perché adesso io dormire Villa Square, Calari. Okay. Sì, sì, però sì. Praticamente come prima, io prima dormire qua perché non c'è casa. Sei arrivato a Cagliari quanto tempo fa? 3 anni fa. 3 anni fa. Sì, anche documenti negativi. Io parlare come mio avvocato. Sì. Lui nome Alessandro Codo. Io parlare con lui per favore aiutare per a casa. Qui c'è ancora, sì, alle tue spalle una situazione da terzo mondo. Ci sono alcuni tuoi connazionali che stanno dormendo al freddo. Sì, 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 sì. Però come esattamente quello gente adesso dormire qua, quello è somaliano. Somalia. Sì, sì, okay. Somalia. E lui, io non lo so cosa devi fare perché lui dormire lo stesso qua. Nessuno è venuto a darvi una mano, a cercare di capire
come state vivendo, il comune di Cagliari, gli assistenti sociali, non è venuto nessuno qua? Sì, non lo so, però lui c'è un documento, 5 anni, però lo stesso lui dormire qua. Va bene. Sì, perché io, per, come mia situazione, per me un'altra cosa, perché non c'è documenti adesso, io aspettiamo come documento. Va bene. Perché dormire qua prima. Certo. Sì. Grazie per sì, ora. Sì, salute.